Siamo collegati in diretta con il nuovo punto vendita Conad di Tortoreto Lido in provincia di Teramo, una importante apertura sotto il profilo commerciale in un periodo economico che tutti quanti noi conosciamo, nel senso che la situazione economica è quella che è, con gravi problematiche, quindi il fatto che si apra un nuovo centro di questa portata è sempre un sintomo positivo che insomma c'è un minimo di ripresa. Come vedete c'è tanta gente, siamo in attesa del rituale taglio del nastro, è presente ovviamente anche il sindaco di Tortoreto Generoso Monti, oltre ai massimi responsabili del Conad Adriatico. C'è tanta gente in una bella giornata abbastanza assolata, ci sarà ovviamente anche la benedizione di questo punto vendita, c'è il prete che appunto si trova in questo momento al di fuori del punto vendita stesso. Una giornata davvero di festa qui a Tortoreto, considerato che appunto ci sono tante persone in un centro davvero molto fornito, con presenza di merci di ogni genere e soprattutto, come è nella consuetudine e nella prassi di Conad Adriatico, sono prodotti di qualità, genuini del territorio, perché questa è una caratteristica molto importante. Oltretutto questa inaugurazione avviene in un anno un po' particolare per Conad Adriatico, perché proprio quest'anno festeggia i 40 anni di attività per una azienda che copre tantissimo la regione Abruzzo, ma ovviamente non solo, perché i punti vendita Conad Adriatico sono estesi nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, in Puglia e in altre regioni, per cui è davvero una presenza importante e lo è anche sotto il profilo occupazionale, perché l'apertura di un nuovo punto vendita significa anche di conseguenza posti di lavoro, che sempre in questo periodo economico delicato è sempre un aspetto davvero molto importante. Noi siamo sempre in attesa che inizi la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro, si stanno terminando gli ultimi preparativi, ma dovremmo essere davvero a momenti per l'inaugurazione stessa. Ovviamente l'inaugurazione era stata programmata per le 9, sono le 9.06 in questo momento ed è normale che qualche minuto comunque passi, come è consuetudine anche in questi casi. Vedete che ci sono anche dei ragazzi, dei giovani. Anche questo è un bel segno. Ricordiamo che il responsabile di questo centro vendita Conad Adriatico di Tortoreto è Alessandro Tantulli, una persona giovane con tanto entusiasmo e che sicuramente farà bene. E ricordiamo che il punto vendita Conad Adriatico qui a Tortoreto Lido si trova esattamente in via Leonardo da Vinci, e per chi è di Tortoreto sicuramente è una via ben conosciuta ed è comunque vicinissima, a poche decine di metri dalla Nazionale Adriatica. Si va sempre più riempiendo il centro vendita di Conad Adriatico qui a Tortoreto Lido, con tante persone che come noi siamo in attesa, che sono in attesa dell'inaugurazione, del taglio del nastro. Dovremmo esserci oramai per l'inaugurazione stessa, l'inaugurazione ufficiale. Ovviamente, come si usa in questi casi, poi ci sarà anche il momento del rinfresco, abbiamo visto una porchetta che è presenza fondamentale in questi casi. Sono pronti anche i fotografi e le televisioni per il momento del
del taglio del nastro tricolore con le hostess che sono già in posizione. Vediamo anche chi sarà tecnicamente a operare con le forbici il taglio del nastro. Anche il piatto con le forbici è pronto. Foto di rito. Ancora qualche istante prima della cerimonia. In questo momento c'è anche un piccolo momento di silenzio in di attesa. Ed eccoci qua, ci siamo con il sindaco Generoso Monti che ha messo la canonica fascia tricolore che appunto identifica il suo ruolo di prima cittadino di Tortoreto, i flash dei fotografi. Ed ora ci dovremmo davvero essere al momento dell'inaugurazione, dunque del taglio del nastro. Sta arrivando anche il presidente di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando, oltre che al rappresentante della Chiesa per la benedizione. Ora ci dovremmo davvero essere. E quindi ora seguiamo il rituale dell'inaugurazione con relativa benedizione. Anche spiritosa. Poi rimanga sempre. Teniamo tutti il nastro. Antonio, tieni il nastro. Thank you.
complimenti ai fratelli di Gennaro per aver pensato di realizzare in questa zona questo centro commerciale. Bravo, bravo Flavio, bravo Serafino, perché io credo che questa è la zona del centro di Tortoreto, perché c'è una chiesa, c'è una piazza che andremo a riqualificare, e quindi io credo che un negozio, un supermercato in questa zona è importante per la cittadinanza, ma è anche qualificante per il nostro comune, per il nostro paese. Un ringraziamento particolare a Antonio Di Ferdinando, che è mio amico, compagno di scuola, per aver scelto Tortoreto come sede di questo CONAD. Il CONAD chiaramente è un marchio di garanzia, soprattutto in questo momento dove la crisi impera, i posti di lavoro diminuiscono, chi ce l'ha lo perde, chi non l'ha mai avuto purtroppo non riesce nemmeno a trovarli. Io credo che in un momento appunto così importante l'apertura di un centro poi con un marchio così qualificante, io credo che è un fiore all'occhiello per il nostro paese. Quindi grazie, grazie Antonio. Dicevo prima, ringraziamento a Flavio Di Gennaro, con il quale io parlo spesso e su molte cose siamo d'accordo. Perché Flavio, al di là di ogni cosa, è un grande imprenditore. Certamente, come tutti gli imprenditori, deve fare i suoi profitti, però Flavio è un cittadino imprenditore che tiene molto al suo paese, quindi le cose le sa fare, le fa bene, e qualsiasi cosa mette in piedi per noi è un vanto, perché le fa bene, le sa fare. In questo contesto io credo che sia stato molto lungimirante rispetto ad altri che purtroppo non hanno avuto questa lungimiranza. Su via Giovanni XXIII andavano realizzati al piano terra tutti i locali commerciali, perché c'era bisogno del commerciale, c'era bisogno del direzionale. Purtroppo questo non è avvenuto, ma questo non è per criticare nessuno, perché dobbiamo comunque fare i conti anche con gli errori per cercare in futuro di non sbagliare. Qui noi come amministrazione comunale stiamo investendo molto. Intanto stiamo pensando di metterlo in sicurezza con il fosso del Vascello, con un progetto di un canale che andrà su via Leonardo da Vinci, con la riqualificazione, l'adeguamento del sottopassaggio di via Leonardo da Vinci, con un investimento di 6 milioni di euro. Progetto già esecutivo, già depositato in comune, ci stiamo preoccupando di avere il finanziamento regionale attraverso i fondi FAS. Con il nuovo piano regolatore andremo a inserire anche il piano di sviluppo, di riqualificazione dei centri urbani. Oltre a Piazza Matteotti, oltre al centro di Tortoreto Lido, chiaramente non poteva che non esserci anche questa zona qui, quindi prevediamo la riqualificazione e la ristrutturazione della piazza davanti alla chiesa, dove ci sarà anche un'area di rispetto della chiesa stessa, quindi il sacrato, quindi l'area nei pressi della scuola materna e quant'altro. Prevediamo appunto la riqualificazione di tutta questa via Giovanni XXIII, quindi siamo in sintonia, e quindi ecco i complimenti, perché quello che è un nostro obiettivo è stato anche un obiettivo dei fratelli di Gennaro, e appunto con Antonio Di Ferdinando che ci ha dato una mano per cercare di realizzare questo stupendo supermercato. Grazie a tutti, auguri e buon lavoro. Avete sentito le parole del sindaco di Tortoreto Generoso Monti, che ha parlato appunto del momento economico particolare, ha fatto i complimenti e i ringraziamenti al presidente di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando, ed ora tutti quanti dovrebbero entrare appunto nel punto vendita per cominciare a vedere che cosa propone. Allora, nel frattempo io direi di mandare in onda l'intervista realizzata proprio al presidente Antonio Di Ferdinando in occasione dei 40 anni appunto di Conad Adriatico, un compleanno davvero felice, e appunto questa apertura, come vi dicevo prima, si innesta proprio nell'ambito dei 40 anni di Conad Adriatico. Ascoltiamo Antonio Di Ferdinando.
Ai momenti di crisi non necessariamente ci si deve rassegnare, ma reagire e rilanciare si può. È una storia in controtendenza quella che stiamo per raccontare. Se recessione economica e crollo dei consumi sono processi ormai non solo congiunturali che colpiscono dritto al cuore il pianeta commercio dalla piccola alla grandissima distribuzione, allora è utile che si accendano i riflettori su chi e sul come sta avendo successo nell'arginarli. È il caso di Conad Adriatico, che nei giorni scorsi ha presentato alla stampa e alle istituzioni del territorio i dati consuntivi sul 2011 e i piani di sviluppo per il 2012. Anche nell'anno più difficile in assoluto per l'intero comparto, con un calo dei consumi nel solo Abruzzo dell'ordine di 2,5 punti percentuali, Conad Adriatico ha visto crescere il fatturato del 2,9% rispetto al 2010 e consolidare la leadership in Abruzzo e Molise, dove distanzia ulteriormente la concorrenza, sfiorando il 25% dell'intero mercato. Anche nella regione Abruzzo c'è un calo dei consumi alimentari come il resto dell'Italia, anche per, in alcuni casi anche molto percentuato. Fortunatamente Conad no. Conad in Abruzzo nel 2011 è cresciuto del 3,71%, ha superato di poco i 450 milioni di vendite e quindi questo ci riempie anche d'orgoglio, perché in una situazione di discesa che i nostri consumatori, i nostri clienti ci scelgono, spendono di più rispetto all'anno precedente, noi prendiamo dei nuovi, è sicuramente un riconoscimento alla politica commerciale di Conad, che ha investito molto nel 2011 su promozione, aumentando le promozioni e aumentando il numero di referenze all'interno delle promozioni. Lei considera che quasi il 30% dei prodotti che vendiamo sono venduti in offerta, quindi significa che i nostri consumatori nello scorso anno hanno beneficiato di uno sconto di circa di 120 milioni, 20 milioni, che è una cifra molto significativa. Ecco, appunto, questa controtendenza nasce anche da modelli organizzativi e da un sistema di marketing che sono assolutamente in grado di fronteggiare le esigenze dei consumatori alle prese con la crisi. Diciamo che il primo punto di forza è il nostro modello societario. Noi siamo una cooperativa di imprenditori indipendenti sparsi sul territorio. Quindi voglio dire, i nostri soci, i nostri collaboratori sui punti vendita sanno interpretare benissimo quelle che sono le esigenze del mercato e del proprio bacino. E questo penso che sia un fattore di successo incredibile che ha determinato il nostro risultato. Poi c'è sicuramente anche una politica di marketing. È una politica salvaguardia del consumatore importantissima. Il nostro prodotto a marchio, che incide quasi del 17% sulla spesa delle famiglie nostre cliente, ha la qualità del leader, costa un 25-30% in meno. Lo scorso anno è cresciuto di oltre 2 punti, quindi c'è un riconoscimento oggettivo con i numeri della positività del nostro sistema. Sicuramente ci troviamo in una fase congiunturale difficilissima, però i nostri dati dimostrano che si possono superare. Per esempio noi in Abruzzo abbiamo 202 fornitori di prodotti dell'agroalimentare che hanno incrementato lo scorso anno le vendite presso di noi dell'8,7%. Chiaramente le vendite non sono esclusivamente le vendite che facciamo noi in Abruzzo, ma hanno venduto questi prodotti anche per il resto dell'Italia e anche qualcuno anche in Europa. Quindi significa l'impegno, se c'è un progetto strategico, se c'è un impegno e così via, sicuramente l'Italia si può rimettere in moto come abbiamo dimostrato che si possono fare con questa attività. È chiaro che ci serve serietà, correttezza, trasparenza e grande voglia ed entusiasmo. Risultati che hanno consentito dunque a Conad Adriatico, in linea con gli scopi mutualistici e di radicamento sul territorio, di pianificare per il 2012 investimenti per 11,3 milioni di euro, l'apertura di 3 punti vendita, l'acquisizione di altri 4, tra cui il megalò di Chieti, e un incremento occupazionale di ben 190 lavoratori e lavoratrici. Io penso che la sfida più importante che porteremo a casa nel 2012 è un progetto che abbiamo varato 2 anni fa con la costruzione del Polo del Freddo a San Salva, una piattaforma di 17.300 metri quadrati, tutta sul freddo, con un fotovoltaico di oltre 11.000 metri quadrati sopra, in cui noi concentreremo i nostri magazzini dell'ortofrutta, carni, surgelati e salumi e latticini. Ecco, noi, il nostro progetto comincerà fra un mese, sarà operativo, quindi comincerà l'avvio dei primi settori
dopo 2 anni e qualcosa, prevede che i nostri trailer, i nostri camion, che sono stati organizzati a compartimenti a temperature differenziate, trasporteranno con un unico scarico tutte queste referenze presso i nostri punti vendita. Questo significa una riduzione dei chilometri percorsi del 30%. Significa una riduzione dell'impatto ambientale enorme, perché sono milioni e milioni di chilometri che si faranno in meno. Quella è la sfida che riteniamo più importante, che se rispetto alle nostre valutazioni, al nostro piano strategico riporti. E anche poi, un impatto, diciamo, sull'ambiente, sulla collettività, anche sull'occupazione. Lei considera che oggi tutti quanti, per ogni merceologia c'è un camion che va sul punto vendita. Noi con un camion solo porteremo 4 merceologie, se non 5. Quindi l'impatto è evidente, la riduzione dell'impatto è evidente. Certo, quella di Megalò e dei punti vendita Billa, con cui abbiamo avuto proprio la settimana scorsa da parte dell'antitrust l'ok a poter compiere l'operazione, è una sfida importante, perché sono punti vendita che non brillano in termini di vendite, non brillano in termini di risultati. Però noi ce la mettiamo tutto. Innanzitutto abbiamo confermato con accordo sindacale il mantenimento occupazionale di tutti i 113 lavoratori, e questo mi sembra che sia già un grande impegno. Poi ci auguriamo di raddoppiare almeno il fatturato. Conad Adriatico nel 2012 celebrerà i 40 anni dalla fondazione. Non sarà soltanto il ripercorrere le tappe di una case history vincente, ma l'occasione per sottolineare la validità di un modello cooperativo che sa creare le condizioni per il miglior lavoro anche di quanti verranno in futuro ad affiancare le decine di soci imprenditori che in 40 anni hanno abbracciato e vinto la scommessa della cooperazione. Un valore aggiunto che rende il modello Conad del tutto unico e diverso rispetto all'identikit della grande distribuzione, hanno sottolineato gli esponenti delle istituzioni territoriali. A differenza dei concorrenti, Conad vive anche all'interno dei centri storici e dei piccoli comuni e si identifica anche con il piccolo esercente, con il Margherita che troviamo sotto casa. Un esempio di come i supermercati non debbano necessariamente divorare e svuotare, ma semmai riqualificare i negozi tradizionali. La diversificazione dell'offerta è anche l'altra sfida importante che è in vista, perché si va dall'implementazione delle parafarmacie alla sfida tutta nuova della distribuzione del carburante, un tema che per i cittadini in questi giorni credo sia assolutamente in evidenza. Guardi, noi sulle liberalizzazioni ne siamo convinti da anni che facciamo le battaglie, anzi ci speravamo dal decreto Monti di poter risolvere questo problema delle parafarmacie. Le nostre parafarmacie, che ne sono tante in Italia, ne sono diverse anche in Abruzzo, vendono mediamente i loro prodotti a un 20% rispetto al mercato. Questo ha comportato un abbattimento del prezzo medio su tutto il mercato, anche gli altri si sono adeguati, non è che sono stati a vedere, quindi con un beneficio enorme per tutti i cittadini, e questo non ha portato, come si pensava, un aumento di questi medicinali. Perché comunque le aspirine che si vendevano prima si vendono oggi, perché costano meno, non è che il consumatore ne prende 2 anziché 1, quindi questo non è successo, non è successo. E ci aspettavamo una liberalizzazione maggiore, purtroppo i nostri farmacisti assunti nelle nostre farmacie, che sono colleghi del farmacisti assunti dalle altre farmacie, e non si sono di classe B, perché possono vendere soltanto alcuni prodotti, gli altri possono vendere tutto, e questo ritengo che non sia estremamente molto corretto. Altra cosa è sui carburanti io penso che qui veramente ci possa essere un grande sviluppo. Noi come Conad abbiamo una vendite medie per pompa di 10,5 milioni, quanto la media italiana è del 10,2 milioni di litri. Noi vendiamo mediamente dai 5 ai 10 centesimi in meno rispetto alla concorrenza. Quando arriva una pompa di benzina Conad, il prezzo medio del territorio scende in maniera significativa, e non è che noi non ci guadagniamo. Quindi si può. Ecco, appunto, in questa logica, vista anche l'ultima domanda relativa alla questione più inerente, diciamo, il sistema della governance, degli orari, della liberalizzazione, in cui c'è in corso in alcune regioni un contenzioso rispetto alle scelte invece del governo centrale, che paiono, insomma, un po' più orientate verso le esigenze dei consumatori. Ma guardi, noi sulla liberalizzazione abbiamo un atteggiamento abbastanza, non dico freddo, di accettazione. Io penso che le nostre attività sono delle imprese,
e quindi è l'imprenditore che si deve scegliere in funzione del suo mercato, del suo microposizionamento, gli orari di apertura e di chiusura. Cioè noi a un fabbro non gli andiamo a dire quanto deve aprire e quanto deve chiudere, o qualsiasi tante altre attività, era anacronistico che ci fosse nel commercio. Io sono convinto che questa liberalizzazione totale non farà altro che aggiustare il tiro dei punti vendita in funzione dei propri consumatori. Quindi sarà un beneficio, chiaramente un punto vendita che è sul mare, d'estate probabilmente farà orario continuato 7 giorni su 7, l'inverno, essendo meno affollato, cambierà i suoi orari. Quindi non c'è alcun effetto negativo sull'occupazione? Assolutamente no, assolutamente. Io non penso assolutamente che ci sia un effetto negativo sull'occupazione, anzi, secondo me se aumenteranno i giorni lavorativi, inevitabilmente per rispetto delle persone, delle regole, dello statuto dei lavoratori, secondo me ci sarà qualche occupato in più. Eccoci di nuovo collegati in diretta con il punto vendita Conad Adriatico di Tortoreto Lido, esattamente in via Leonardo da Vinci. Sono in compagnia di Maurizio Pavone, che è il presidente del consiglio di amministrazione di Conad Adriatico, alla mia destra, e alla mia sinistra c'è Alessandro Tantulli, che è il gestore di questo bel punto vendita. Allora, Pavone, ci avviciniamo a quota 300 per quanto riguarda i soci di Conad Adriatico, una famiglia che si allarga sempre di più. Beh, diciamo che oggi segniamo quella margherita in più nel giardino di Conad Adriatico e con il socio Tantulli spero che segua le direttive che oggi Conad Adriatico ha sempre messo in piedi, augurandogli un buon lavoro. Allora, Alessandro Tantulli, un po' emozionato per questo bel momento con la gente che preme per entrare, quindi è un bel segnale. Sì, sono veramente soddisfatto, infatti tutto questo calore da parte degli abitanti di Tortoreto, sono veramente molto contento. Io devo ringraziare sicuramente Conad, tutti i miei ex colleghi che saluto, e la mia famiglia e la mia ragazza. E speriamo di non deludere le aspettative di questa comunità. Quante persone lavorano dunque in questo centro? Ad oggi siamo già una squadra di 15 persone, tutti profili molto esperti, e suddivisi circa equamente tra uomini e donne, ma speriamo che gli incassi aumentino a stretto giro per dare altre possibilità ad altri ragazzi di Tortoreto. Ed è anche piuttosto grande, parliamo di quanti metri quadri? Qui parliamo di una metratura di circa 600 metri quadri di area vendita, ben distribuita, con un forte focus sul fresco, nostro fiore all'occhiello, ma senza trascurare tutto il resto che nella spesa del consumatore comunque è una parte importante. Pavone, insomma, non è facile aprire nuovi punti vendita in un momento economico che tutti conosciamo è quello che è. Voi scommettete sempre sull'investimento? Beh, noi scommettiamo nell'investimento appunto perché siamo soci lavoratori e stando, diciamo, sul pezzo, quindi sul popolo, riusciamo a percepire quelle che sono le esigenze locali. Bene, noi ringraziamo i nostri ospiti, anche perché esatto, e allora prego, buon lavoro e in bocca al lupo per questa nuova attività, e in bocca al lupo anche a lei. Abbiamo anche qui nei pressi il direttore commerciale Federico Stanghetta, buongiorno, siamo in diretta, è sempre un bel momento quando si vede tanta gente festosa e che entra qui con il sorriso sulle labbra. È vero, molto vero. Bene, la gente è contenta, noi anche, siamo qui con una nuova realtà per questo territorio. Conad su questo territorio è molto inserita e noi come direzione commerciale, come Conad, cerchiamo di essere vicini ai consumatori con un grandissimo assortimento di prodotti principalmente del luogo, quindi sono prodotti principalmente del posto. E scorrendo per questo supermercato i consumatori troveranno i migliori formaggi delle aziende abruzzesi, ma soprattutto teramane, perché dal Gran Sasso abbiamo scelto dei piccoli anche produttori di formaggi particolari, mozzarelle, la stessa ortofrutta viene da questa valle, dai nostri fornitori del luogo, quindi prodotti molto radicati nel territorio, prodotti di grande qualità. D'altronde il marchio Conad Adriatico si contraddistingue sempre per la qualità ed il territorio, tendente al chilometro zero. Tendente al chilometro zero, infatti voglio dire il grosso dell'ortofrutta arriva da Martinsicuro, quindi siamo abbastanza vicini.
come diceva lei, con l'attenzione alla qualità. In questo momento la qualità non deve venir meno, perché è un momento in cui stiamo dando al consumatore anche tanta convenienza, quindi prezzi bassi. Nonostante il periodo che è quello che è? Il periodo è giustamente difficile, e al consumatore bisogna dare delle risposte per facilitare la spesa di tutti i giorni. Nella proposta commerciale, oltre a dare tanta qualità, il consumatore troverà ogni giorno il suo pacchetto della spesa sempre scontato, quindi potrà attingere ad ogni prodotto principale della spesa sempre con un'opportunità. Nel nostro volantino promozionale c'è una costruzione proprio dei bisogni del consumatore: il latte non mancherà mai in offerta, e così via. Quindi tutti i bisogni primari assolti, in modo che potranno essere trovati ad un prezzo calmierato in un momento veramente, come dicevamo prima, di difficoltà economica. Momento di difficoltà economica, prezzo basso, ma la qualità prima di tutto. La chiave di volta, e credo che sia proprio una caratteristica precipua di Icona Adriatico, è quello di stare ad ascoltare il cliente, quali sono le sue esigenze per andargli incontro, sia sul profilo della qualità, perché i clienti vogliono qualità, ma soprattutto per il prezzo. Quindi il rapporto qualità-prezzo diventa fondamentale. Il rapporto qualità-prezzo è fondamentale. Oggi Conad sta andando molto in questo senso. Siamo anche nelle reti, non solo locali ma anche nazionali, con proposte continue di prezzi aggressivi. Il consumatore in questo momento al prezzo è attentissimo. Noi consigliamo di seguirci nelle nostre proposte, che sono tante. Proponiamo durante l'anno ben 300 iniziative diverse. Sul prodotto a marchio è importante dire che c'è una proposta costante che si posiziona ad un prezzo del 25% più basso rispetto ad un prodotto di marca. Inoltre c'è un altro 25% almeno di sconto che ogni mese prepariamo con l'iniziativa Carrello Felice, dove i prodotti a marchio vengono scontati ulteriormente, per veramente rispondere con un prodotto che è fatto comunque da fornitori di qualità, per rispondere a questo momento di difficoltà economica. Conad è certo di proporre i migliori prezzi e la migliore qualità. Su questo siamo sicuri, sulla qualità prezzo, sul rapporto siamo imbattibili. Il tutto poi nei 40 anni di Icona Adriatico, quindi anche un anno un po' particolare. Bene, sì, Icona Adriatico è nato 40 anni fa proprio qui tra Marche e Abruzzo, nell'unione di piccoli dettaglianti che si sono messi insieme per fare all'inizio un po' meglio gli acquisti, solamente come gruppo d'acquisto, e comprare al meglio da grandi multinazionali. E da allora il tempo è passato e Icona Adriatico è diventata un'azienda sempre più orientata al cliente, un'azienda di servizi, con i colleghi delle direzioni che lavorano su dei format di punto vendita, sulla formazione anche del personale, che è importante. Lavoriamo tantissimo su formare giovani alle nuove professioni, alle macellerie, sui salumieri, quindi ragazzi che si avvicinano in questo momento alla professione e che noi formiamo per veramente costruire anche del know-how, della conoscenza, e spendere sul mercato del lavoro delle nuove figure professionali. Quindi in questi 40 anni c'è stata un'evoluzione veramente profondissima e riteniamo di aver dato un contributo importante al tessuto socio-economico di questo territorio, e quindi riteniamo che 40 anni fa questi piccoli dettaglianti, questi piccoli imprenditori abbiano fatto qualcosa di veramente fantastico, ponendo le basi per quella che doveva essere una delle più grandi aziende del centro Italia, e sicuramente la più grande azienda del territorio abruzzese, leader di mercato in queste province. Voglio chiudere con una considerazione. Qui la gente non è venuta solo per curiosare, stanno tutti con i carrelli, è già tutto gremito, quindi come dire, sì, all'inaugurazione, ma andiamo a comprare le cose. Sinceramente non mi aspettavo di vedere, adesso guardandole, mi sto facendo riflettere, mi sto guardando intorno, e mentre mi faceva le domande veramente mi stavo chiedendo. E oggi è un giorno infrasettimanale, non mi aspettavo veramente tutta questa affluenza. Vedo tantissima gente, è molto bello. Qui siamo ubicati, qui a Tortoreto, in una posizione sicuramente strategica, in un quartiere nuovo. Vedo tante gente di tutti i ceti sociali e di tutte le età. Conad Adriatico vuole essere la risposta per tutti. Grazie a Stanghetta, direttore commerciale, buon lavoro, perché è il momento del lavoro. Come vedete c'è tanta gente che sta arrivando.
Allora abbiamo qui Lucia Grandini, buongiorno anche a lei. Allora, vogliamo dire innanzitutto di che cosa si occupa nell'ambito di Conad Adriatico? Sì, allora sono Lucia Grandoni, mi occupo di sviluppo, quindi diciamo il settore dell'azienda che crea tutti gli investimenti e le nuove aperture, come anche questo punto vendita che oggi ne è la testimonianza. Quindi lei è stata una delle persone che in prima persona, mi scusi il gioco di parole, è stata coinvolta appunto nell'apertura di questo nuovo centro. Stavamo dicendo prima con Stanghetta che è già tutto pieno a pochi minuti dall'inaugurazione e poi anche dall'apertura ufficiale alla cliente. Con i carrelli per la ciccia, cioè nel senso per comprare. Questo è assolutamente piacevole da vedersi, perché solitamente insomma il giorno dell'apertura si vedono un po' meno carrelli, proprio per la curiosità. Significa che questo punto vendita risponde alle esigenze di un bacino di utenza che ci stava aspettando, e sicuramente il socio che da oggi nostro collega fino ad oggi e da oggi socio imprenditore saprà soddisfare tutte le esigenze di questa clientela, quindi ce l'aspettiamo. Vogliamo dire, insomma, c'è tanto lavoro, perché ora vediamo tutto aperto, tutto bello, e c'è tanto lavoro per arrivare a questo punto, al giorno dell'inaugurazione. Assolutamente sì, perché il lavoro è reso molto complesso da quella che è la situazione economica che stiamo vivendo in Italia. Sono sempre più difficili le ricerche sul territorio di opportunità, sempre più complesse, ma con una buona squadra, quale quella credo che Conad Adriatico abbia, e su questo ringrazierei infatti tutti i colleghi che hanno contribuito a questa apertura, si possono ottenere dei buoni risultati. Abbiamo visto un signore, ma lo dobbiamo, perché stava appunto cercando di acquistare. Un altro aspetto importante è il fatto che Conad Adriatico continui ad investire, a credere nel futuro, nonostante il periodo economico che tutti conosciamo. Assolutamente sì. Allora, questo punto vendita è la testimonianza di come Conad Adriatico stia continuando ad investire sul territorio. Sono previsti nella regione Abruzzo nei prossimi anni investimenti pari a oltre 12 milioni di euro, prediligendo il format del supermercato, quale è il punto vendita che stiamo vedendo oggi, che è il nostro core aziendale. È importante anche una cosa, vorrei aggiungere, che questo punto vendita è anche la testimonianza di come oggi il modello cooperativo sappia creare le migliori condizioni al proprio interno per formare soci imprenditori. Dicevo prima che un nostro collega oggi inizia questa nuova esperienza, diventa socio imprenditore e si cimenta in questa nuova impresa grazie anche. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Abbiamo qui Troiani, che è il responsabile di marketing e vendita. Insomma, è un bel colpo d'occhio, come dicevo anche prima con i suoi colleghi e altri ospiti. Qui la gente è con i carrello, cioè vogliono comprare, non è che le persone sono venute qui per curiosare. No, sicuramente è un bel segnale, Teniamo anche conto che siamo in una situazione macroeconomica dove effettivamente oggi il consumatore è in difficoltà, quindi questo tipo di nuove aperture, dove in qualche modo cerchiamo di fare un po' di specializzazioni sul mercato, in qualche modo cerchiamo di dare proprio veramente qualità e servizio, perché questa è la nostra specializzazione in Conad e dobbiamo puntare assolutamente a questo. Ecco, si diceva anche prima, per aprire un punto vendita così, ora lo vediamo, tutto bello, preciso, insomma c'è tanto lavoro dietro. Sì, tanto lavoro e io direi tanti anni di lavoro, perché tutto questo in effetti non parte con pochissimo tempo, ma parte da una progettazione proprio immobiliare, poi strutturale, poi di impostazione del negozio, con un grande lavoro da parte di tutti i nostri collaboratori di sede, specialisti di categoria, assistenti rete, che lavorano e comunque cominciano a lavorare proprio energicamente su questo tipo di prodotto, di negozio, diciamo per allestirlo definitivamente almeno un mese prima. Tutto questo chiaramente non è solo allestimento, perché poi realizzare queste strutture non è così difficile, diciamo, anche perché la nostra esperienza di ormai quarantennale, noi quest'anno facciamo il 40° anniversario, ci permette di aprire ormai velocemente queste strutture. Il problema poi è saperle gestire bene e avere all'interno veramente la specializzazione, quindi avere all'interno una squadra che sia formata professionalmente molto molto bene, perché oggi il cliente entra e vuole valore aggiunto a quello che compra, e noi dobbiamo dargli professionalità e risposte concrete ad ogni scelta, ad ogni prodotto.
E poi anche la comunicazione diventa un aspetto molto importante per un'azienda come la vostra, comunicare ciò che fate. D'altronde gli slogan di Con Adriatico sono sempre nelle orecchie. Sì, il nostro slogan principale, quando andiamo in TV, definisce già una nostra strategia fondamentale, che è quella di artisti nella qualità, maestri nella convenienza. E per noi, già in questo momento, lo riprendiamo questo slogan perché abbiamo fatto una prima di volantino dove abbiamo scritto passione di qualità. È la nostra strategia. Noi ormai sono circa 3 anni che abbiamo sperimentato un format di supermercato definito proprio top fresco, dove noi andiamo sicuramente, dobbiamo andare e stiamo andando alla specializzazione del supermercato. Quindi questo ci permette poi di essere vicino al consumatore e di dare delle risposte concrete, tangibili della qualità. Anche perché la cosa importante in questo contesto economico, una congiuntura negativa, diventa importante far capire alla gente l'importanza del rapporto qualità-prezzo. È vero, la definizione chiara che il cliente oggi cerca è un buon rapporto qualità-prezzo. Il cliente parte da casa con l'intento e con una decisione già presa oggi di quello che deve acquistare e su quale format di indirizzarsi. E oggi non è possibile più fare dei negozi, dei supermercati che in qualche modo si mettano sul mercato in un modo ambiguo, non chiaro. Oggi bisogna avere un'identità, un'identità chiara, e quindi bisogna fare il supermercato specializzato nella qualità del servizio, e poi se qualcuno vuole anche il prezzo magari utilizza anche altri formati. Ma l'importante è fare qualcosa di chiaro e che abbia un'identità chiara a tutti i consumatori. Io la ringrazio, la lascio per il giro canonico per il centro vendite, le auguro buon lavoro. Grazie. Allora, siamo sempre collegati in diretta, siamo in diretta con il nuovo centro vendita Conad Adriatico di Tortoreto Leader. Dovremmo essere in attesa del primo cittadino di Tortoreto, Generoso Monti. Ed ora, in attesa appunto di intervistare il sindaco, mandiamo un po' di immagini che appunto ci fanno vedere questa nuova realtà. Un attimo, abbiamo un nuovo ospite, prego. Il nome mi scusi. Tesoro Alessandro. Perfetto, prego. Grazie. Allora, come si diceva con gli altri ospiti, è una bella giornata di festa, ma una bella giornata anche perché, insomma, per voi che vendete. Qui la gente è con i carrello, non è per curiosità. Sì, è col carrello perché effettivamente c'è una grossissima attesa da parte di tutta quanta la cittadinanza, in quanto questo supermercato, insomma, abbiamo dedicato molto tempo per... Facciamo passare le persone in attività. Per concepirlo. Qui effettivamente l'abbiamo anche concepito sotto tutti i punti di vista, anche a risparmio energetico. Infatti... noi abbiamo considerato tantissimi interventi di risparmio energetico, proprio il murale che abbiamo qui dietro è un murale con gli sportelli che permette effettivamente un risparmio notevole, una migliore conservazione del prodotto, una maggiore pulizia dello stesso prodotto. Ma così abbiamo fatto tantissimi altri interventi a risparmio energetico, perché riguardano anche tutta quanta l'illuminazione LED per quanto riguarda i freschi, che abbiamo proprio qui, rotto frutta, il banco taglio, la carne e il takeaway, e tutta quanta l'illuminazione della sala, infatti è con neon T5 che sono di ultima generazione, che permettono un notevole risparmio energetico. Lo stesso per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione, un impianto ad alta efficienza energetica che ci permetterà effettivamente di, oltre ad avere un risparmio, ma anche di salvaguardare l'ambiente, che è il nostro grande obiettivo, insomma, di Conad, e che cerchiamo di perseguire sempre costantemente. Abbiamo anche un'innovazione proprio all'ingresso del supermercato, che è quella della macchina che raccoglie e compatta le bottiglie in PET. Quindi in questo caso il cliente può portare da casa la propria bottiglia in PET e la macchina la raccoglie, la compatta e poi entra in un processo di riciclo del materiale per la produzione di altro tipo di materiale. Quindi è molto interessante. Insomma, innovazione oltre a qualità, convenienza, c'è appunto questo discorso fondamentale di innovazione. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Nel frattempo ci ha raggiunto il sindaco di Tortoreto, Generoso Monti. Buona giornata. È un bel momento per Tortoreto, un po' perché quando si vede tanta gente fa sempre molto piacere e diventa anche un momento di aggregazione. Ma come lei ha ricordato al momento del taglio del nastro, subito dopo, questo è un aspetto importante perché c'è comunque un discorso occupazionale.
che in questi periodi di vacche magre sono sempre buone notizie. Intanto sono felicissimo per questo evento perché è un evento che racchiude più interessi. Intanto ecco il fatto di vedere tutti questi cittadini che frequentano questo supermercato è già un termometro, significa che una scelta del genere è stata quantomeno azzeccata. Intanto un punto Conad, che insomma, è un marchio di grande qualità, ma anche di grande sicurezza, a Tortoreto io credo che qualifichi l'amministrazione comunale, ma la cittadinanza tutta e il paese. Per quanto riguarda poi un'apertura di un supermercato, appunto, come dicevo, così importante sia sotto l'aspetto della qualità ma anche dell'affidabilità, è estremamente importante, perché oggi chiaramente con la crisi economica c'è, i posti di lavoro non ci sono, e quindi un centro commerciale che dà anche occupazione io credo che sia un bellissimo risultato per tutti quanti noi. Stavo notando che qui la gente è con il carrello, non è venuto solo a curiosare, quindi davvero, come si dice, quando c'è un investimento davvero utile, perché appunto c'è una rispondenza immediata da parte della cittadinanza. Io credo che la qualità è una cosa importante, ne sono straconvinto, tant'è che noi puntiamo a riqualificare anche il nostro territorio, anche il nostro paese, lo stiamo facendo appunto affrontando un nuovo piano regolatore, un piano di riqualificazione dei centri urbani dove chiaramente è anche compreso questa zona, e quindi vogliamo un paese di alta qualità, perché poi di conseguenza si avrà anche un turismo di qualità, e quindi un punto vendita Conad che è un punto vendita di qualità io credo che è in sintonia con gli impegni e le strategie dell'amministrazione comunale. Anche perché oramai siamo arrivati alla stagione estiva, quindi tutto è in fermento anche in vista di quello che è il momento più bello per Tortoreto. No? Sicuramente sì, adesso ci stiamo preparando per la stagione estiva, già incominciano ad arrivare i primi turisti, quelli più affezionati, magari hanno già acquistato la casa, quindi trovare una opportunità come questa io credo che facciamo anche un buon servizio. Grazie al primo cittadino di Tortoreto, Generoso Monti. Allora abbiamo praticamente intervistato tutti i vari protagonisti che abbiamo incontrato qui nel Conad Adriatico di via Leonardo da Vinci a Tortoreto Lido. Ora al momento non c'ho altri ospiti, ma credo che abbiamo anche esaurito le persone da ascoltare. Ci sono tante persone, io direi prima comunque di concludere il nostro intervento in diretta di mandare in onda, e prego la regia di farlo, delle immagini e musica per descrivere il Conad Adriatico. What goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around. I thought that you.
Siete di nuovo collegati con Tortoreto in provincia di Teramo, siamo di fronte alla Con Adriatico che ha inaugurato la sede proprio questa mattina, circa un'ora fa. Abbiamo intervistato svariati protagonisti di questa apertura del Con Adriatico, ma anche il sindaco di Tortoreto, Generoso Monti. C'è tantissima gente, basti pensare che i carrelli sono già terminati, a testimonianza del fatto che evidentemente vi era l'esigenza dell'apertura di un punto Conad Adriatico. Un aspetto anche importante è il fatto che ci siano 15 persone che vi lavorano, che lavorano qui dentro, e quindi anche questo sotto il profilo occupazionale è molto importante in un momento delicato sotto il profilo economico, dove trovare lavoro certo non è facile. Io direi che dunque è tutto, ci troviamo appunto in questo momento, prima stavamo dentro, ora subito fuori, davanti all'ingresso di Conad Adriatico. Beh, insomma, un'altra bella nuova per Conad Adriatico, e quest'anno, lo ricordo ancora una volta, festeggia i 40 anni di attività. Grazie e arrivederci.